c'è? C'è molta gente? Ci sono tutti, ci sono. Quanti sono? Ricky Tognazzi c'è? Chi c'è in sala? Nuti è arrivato? Ah, bene, sì. Ghini, Fantastichini, Rubini, Bentivoglio, c'è la Bui anche. Taviani? Paolo Vittorio Taviani? Lina Taviani? Brogi Taviani? Ma quanti sono questi Taviani? Oddio mio, non capisco più. Ma dov'è il cesso? Eccolo qua, no, questo è fuori uso. Porco giunta. Ah, ecco. Niente. Un attimo, fammi scappare, adesso non scappa più. Un attimo. Ecco. Oh. Ecco, c'è niente. Vabbè, andiamo, va. Eccoci qua, buonasera, benvenuti al Cinema Teatro Magenta, cioè cinema, si fa per dire, ormai è chiuso da più di 15 anni. Era il mio cinema preferito, venivo sempre qui, facevo anche il doppio spettacolo, anni e anni fa. Forse qualcuno di voi già mi conosce, comunque mi presento lo stesso, mi chiamo Antonio Hutter, Hutter con l'H davanti, come Hoffman, come Ackman, come Hotel, e faccio l'attore. Niente, volevo dirvi che questa è una serata molto particolare per me e vi ringrazio tutti di cuore di essere intervenuti così numerosi. Bravo! Grazie. Mamma! Bravo, bambino! Papà? Ci siete? Siamo qui, Tonino! Eccoli lì! Ciao papà, ciao mamma. Vabbè, intanto vediamo chi c'è e chi non c'è. Castellito c'è? No! No, con me Castellito. Verdone c'è? No, sto veramente facendo un film con Castellito, come Verdone ha chiuso. Ma ha sempre detto quanto sei bravo, voglio fare un film con te. Non mi ha mai chiamato. Bernardo Bertolucci? Non c'è, peggio per lui, come Bernardo ha chiuso, finito. Ha fatto il Buddha? Io sono identico al Buddha. Non mi ha preso un americano, peggio per lui, chiuso, finito. Cioè, voglio dire, se fra qualche anno mi cerca, dategli pure il mio numero di telefono. Oh, dico, non si sa mai, magari... Oh, ci ripenso anch'io. Avati? Ah, eccolo là. Ciao Pupi. Ciao. Grazie, bravo. Senti, se ti servo, io sarei libero. Parla col mio agente Biagetti, grazie. Adesso i produttori. Vittorio
C'è Chigori, la Rusis, ci sono? No, cagare, come Vittorio e la Luce hanno chiuso, va, finito, non lavorano più con me. De Laurentiis, sì, figuriamoci. Rizzoli, Rizzolino, è riunione. Sono sempre tutti in riunione. Salvatore, se lasciamo perdere. Nanni Moretti, nemmeno. Chiuso, chiuso, chiuso con tutti. Anzi, voglio annunciarvi che dato che questa sera praticamente ho chiuso con tutti, vi comunico ufficiosamente che questa è l'ultima volta che mi vedete. Basta, ho deciso, non ne posso più, c'è la crisi, tutto fermo, non si fanno film, se si fanno non escono, se escono nessuno li va a vedere, vanno a vedere solo film americani, dinosauri, quella roba lì, è una spirale, è una spirale. Forse ho sbagliato tutto, tutta una vita sprecata, per niente. Io volevo fare l'attore, sono l'attore, pur di farlo avrei ucciso anche mia madre. Scusa, mamma, mi è scappato. Sono nato a Bologna. Mio padre è rumeno, ebreo rumeno, di Chernowitz. Arrivò in Italia con gli americani, con l'ottava armata. E mia madre lo conobbe a Bologna. Mio padre, uno di quegli ebrei molto democratici, era pazzo per il prosciutto di Parma. Pensate che quando andava a prendere mia madre in chiesa, entrava e pur di stare in sintonia, si faceva il segno della croce, così, pur essendo ebreo. Comunque uno di quelli che non cambierebbe mai religione in vita sua. Mia madre invece è cattolica, credente, molto cattolica. Ha cercato per anni di diventare la Madonnina vivente di Rivisondoli. Non c'è mai riuscita. Raduno a Rivisondoli delle 13 finaliste provenienti da ogni parte d'Italia e anche dall'estero per la scelta della ragazza che dovrà interpretare la Madonnina del presepe vivente. Un'attenta giuria ha proceduto alla selezione finale e alla scelta della Madonnina, che quest'anno sarà tedesca. Sì, ha vinto Evi von Collas, una ragazza di Monaco di Baviera. Sono nato Settimino, per loro. Io invece sono nato normale. Ma mia madre mi ha tenuto nascosto per anni che aveva scopato con papà prima del matrimonio. Io allora, a un certo momento, ho fatto dei calcoli. Mi sono detto, mia madre si è sposata in agosto. Io sono nato a gennaio. Mamma, sono Settimino? Sì, mi ha risposto, sei Settimino. Ma come Settimino, mamma? A quei tempi quelle cose lì non si potevano mica fare, cioè si facevano, ma non si poteva mica dirle. Del resto erano tutti Settimini. Vabbè, lasciamo perdere. Appena nato siamo andati in Israele, a Tel Aviv, perché mio padre aveva genitori lì. Sfilano le truppe del nuovo Stato di Israele tra i bianchi palazzi di Tel Aviv, piccola metropoli moderna nel cuore della vecchia Palestina. I loro padri, quando giunsero qui, baciarono la terra, tornata per loro terra promessa. Ma voglia il cielo che sulle mitragliere rimanga sempre un fiore, che al fragore delle auto blinde subentri lo strepito fecondo delle macchine agricole. Ho vissuto un'infanzia straordinaria, sempre a correre, a giocare, a divertirci, con i ragazzi della via Pal, molto irruenti, molto sanguigni. Poi un giorno me l'hanno fatta grossa. M'hanno fatto credere che avessi ammazzato un mio amico durante una lite. Niente, per cui Giuda, Caino, Abele, ho pensato anche di impiccarmi ad un fico. Insomma, tutta una serie di cose che se sono venuto fuori quasi normale, insomma, non va bene, ecco. Ogni anno c'era il Rosh Hashanah, Laila Not, era una festa ebraica, la festa degli alberi, molto, molto carina. Noi a scuola avevamo preparato uno spettacolino. C'erano tutti, mio padre, mia madre, i nonni, le nonne, c'erano gli zii, c'erano gli amici, le professoresse, le maestre, ma un sacco di gente. C'era anche il preside. C'erano tutti. Shabbat, you get the
stati via. עכשיו אנטוניו יקרא בפנינו שיר. Pisciavo, ridevo. Mi divertii come un pazzo. Mi piaceva stare lì, sul palco, al centro dell'attenzione, con tutti gli occhi puntati su di me. Ecco, quello è stato il mio debutto. Debutto bagnato, debutto fortunato. Beh, pensi che quando certe volte lo portavo con me, quando andavo a fare la spesa, delle compere, dopo due minuti lui mi spariva. Puoi immaginare la mia angoscia, che lo cercavo dappertutto, andavo alla polizia, sa dove lo trovavamo? Al cinema. Andava al cinema da solo. Non gli facevano pagare neanche il biglietto, tant'era piccolo. Vedevo John Wayne, Gary Cooper, John Weissmuller. Volevo fare come loro. Costringevo i miei genitori e i loro amici a subire le mie performance. Non ne potevano più. Quando mi chiedevano che cosa vuoi fare da grande, e io, l'attore. Mia madre scuoteva la testa, il ragazzino scherza, poi gli passa. Non m'è mai passata. Dopo 10 anni in Israele siamo tornati in Italia, a Verona. Mio padre ha trovato un lavoro alla SETAF, una base americana. A Verona mi chiamavano tutti l'Algerin, il Bedouin, l'Ascolo, perché si confondevano con l'Egitto, l'Algeria, la Tunisia. Mi menavano, mi picchiavano tutti. Si mettevano insieme 3 o 4 e giubbotti. E a me piaceva, ridevo. E più mi picchiavano, più ridevo. Tanto non stavano picchiando me, era un personaggio che veniva picchiato. A destra, a sinistra, dai! Ammazza la Poi un giorno dissi basta. Li sfidai tutti quanti a un incontro di box. Andiamo via.
A Verona? Avevo degli amici più grandi di me che mi portavano a vedere certi filmetti, tipo Mondo Sexy, Notti Nudi, Notte Proibite, eccetera, insomma, film dove tra l'altro non si vedeva proprio niente. Oh, ma io mi turbavo, sentivo, insomma, delle strane cose, ma non capivo cosa. E loro ridacchiavano, mi prendevano in giro. Ma vai mona, Algerin, va a farti una sega. Ma cosa vuol dire farsi una sega? Ma come, non te sai cosa vuol dire farsi una pippa? Una sega nel senso che te prendi l'usel, il bigolo in mano e te lo meni. Come, come? Ma veramente? Mi prestarono un giornaletto sexy, usato, spiegazzato, con tutte le pagine, insomma, incollate. È agosto, 3 del pomeriggio. I miei stavano facendo la famosa pennichella. In un baleno cade nuda. Vorrei poterti resistere, ma non posso. È la mia carne, la mia pelle che ti richiama. Il letto li accoglie in una vertigine di passione e di oblio. Travolta dall'aldor e i baci di Bob Sex, Kate sembra impazzire. Oh Bob, non resisto, non resisto. Prendimi, prendimi. Sì, sì, che bello, che bello. Un trauma. Ma vi rendete conto che famiglia sono capitato? Dicono, se ero un ragazzino un po' più timido, un po' più... potevo rimanere traumatizzato, che so, diventare frocio, impotente. Invece mio padre mi fa, vieni, vieni qua, parliamone. Io con i calzoni ancora aperti, calati a metà. Ma non lo dire a mamma, non ho fatto niente di male. Dai, fa. E lui, ma stai tranquillo. Guarda, me ne sono fatte tante anch'io. L'importante è non farsene troppe. Fa male agli occhi. Oh, io ci vedo benissimo. Insieme ai vari indumenti cadono anche gli ultimi baluardi della discriminazione razziale e si alza definitivamente il sipario che da secoli divide i bianchi dai negri. A scuola prendevo 3-4 in condotta. Mia madre poverina era disperata. Ho fatto 2 volte la prima media, 2 volte la seconda e 2 volte la terza. Poi mi hanno messo in una scuola privata per fare 3 anni in uno. E anche lì i professori non mi sopportavano, specialmente quella di lettere, una bonazza. Ogni tanto le mettevo le mani addosso e lei faceva finta di niente. Vediamo un po', vediamo un po'. Ceccarello! Non sono arrivato alla classe adesso. Cosa hai detto? Non si capisce niente. Butta quella gomma che hai in bocca. Non sono preparato. E allora ti prendi una bella I impreparato. Butter. Dai, vieni fuori, su. Su, Hai studiato? Allora per oggi c'erano le Odi Barbare di Carducci, le sai? Ti si è incollata la lingua? Insomma, le sai o no? Stella! 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 Ma cos'è questa roba? Bravo! 3, a posto! Stronza! Ecco qua il libretto, roba vera, tutto vero. Anno scolastico 1963-64. Gentile signora Utter, devo informarla che il ragazzo non ha fatto i compiti. Gentile professoressa, mio figlio non ha fatto i compiti perché è indisposto. Indisposto, sì, e vuole mestruazioni. L'alunno Utter non fa i compiti, studia poco e in classe disturba. Gentile professoressa, ho provveduto a picchiare mio figlio e mi ha giurato che non disturberà più. Signora, non sono affatto contenta di suo figlio, dovrà provvedere ulteriormente. Gentile professoressa, sono sicuro che migliorerà. Questa volta ho provveduto io. Ha provveduto sì, ma riempito di cinghiato, ancora i segni sulla schiena. Quel cretino di suo figlio ha preso 6 in condotta. Se continua così, sarà bocciato. Compito in classe di italiano ha preso 4. Compito in classe di geografia ha preso 2. Compito in classe di latino ha preso 0.
storia 5, geometria 4, matematica 3, 2, 1, X. Era tutto così. Io so di certo che mio padre, pur di farmi prendere quel benedetto pezzo di carta, io so di certo che ha pagato. Sì, ho pagato. Era l'unico modo, e tu lo sai. E poi, anche se fosse rimasto altri 10 anni, non ce l'avrebbe fatta. E poi un pezzo di carta serve sempre. E c'era bisogno di dirlo? È stato circa in quel periodo che ho cominciato a scrivere poesie. Nel mio quartiere i palazzi sono di cemento e il cielo esiste solo a tratti. Il sole, per sentirselo addosso, bisogna cercarlo, mentre le stelle si possono contare sulle due mani. I bambini giocano incarcerati fra le ringhiere delle terrazze, mentre i passeri scappano via. Nei giorni di pioggia ti si chiude in casa. D'estate sembra di stare in un forno. Di notte però è tutta un'altra cosa. Sembra di vivere in un paradiso, tanto che si dorme. Vedrete che si faranno vivi. Siamo pronti a riceverli appena escono. Non sparate! A Verona, invece di studiare, scappavo al cinema tutti i pomeriggi. A un certo punto venne fuori la moda dei western all'italiano, cioè gli spaghetti western. All'inizio nessuno sapeva che erano italiani, avevano tutti un nome americano. Non so, per esempio, Sergio Leone era Bob Robertson, Jean-Marie Volonté John Wells, Ennio Morricone Don Savio. Imitavo le loro camminate, il duello, la sparatoria e soprattutto la morte, che è la cosa più bella da fare. Avevo trovato in una scatola di scarpe la vecchia pistola di mio padre. Facevano in western, ma proprio tutti. Hollywood ha rallentato la produzione di questi film, non la ritiene più conveniente, e il cinema italiano ha preso il suo posto, si è messo lui a fabbricare i western, e con fortuna. I giovani del Quadraro, di Pietralata, del Tufello hanno abbandonato le tuniche degli antichi romani o dei compagni di Ercole, snobbate dal pubblico, per indossare gli stivali o i cappelloni dei cowboys. Hanno imparato a maneggiare con disinvoltura lassos e pistole. Era messo questa fissa in testa, voleva fare l'attore del cinema e non c'era verso di fargli cambiare idea. Poi un giorno ebbi l'illuminazione, andai al cinema a vedere un filmetto americano con degli attori sconosciuti. C'erano le canzoni di Simon Garfunkel. Le luci si spensero, la sala rimase al buio per qualche secondo e il film cominciò e apparve lui, Dustin Hoffman. Era piccolo, bruttino, con nasone e con gli occhi all'ingiù. Era come me, identico. Mi rimasi folgorato. Ho visto il film 4 volte di seguito senza mai uscire. Un'esperienza mistica. L'unica cosa che non ho mai capito è perché Dustin fa tante storie per ritornare con la ragazzina quando la madre, Mrs. Robinson, era molto, molto più figa. Hoffman mi aveva cambiato la vita.
E poi anch'io avevo un nome che cominciava con l'H. Un nome da cinema. Parlano dialetti diversi, non si conoscono, ma sono proletari ed hanno gli stessi ideali che li affratellano, gli ideali del socialismo. Poi arrivò il 68 e io non me ne accorsi nemmeno. Stavo cercando di capire come poter diventare un attore. Sì, certo, intuivo, captavo che qualcosa stava cambiando, ma insomma... Inoltre avevo una fidanzata molto politicizzata, Monica. Quando non andavo al cinema, l'accompagnavo alle riunioni, ma io non capivo niente di quello che dicevano. Mi piaceva l'atmosfera, insomma, simpatizzavo. C'era una cosa, però, che mi affascinava. La foto del Che. Una faccia bellissima. Una faccia da cinema. Con Monica spesso litigavamo perché lei non poteva ammettere che in un momento come quello io non facessi politica, insomma, non mi impegnassi. Una sera, infatti, successe la tragedia. Ci sono dei fasci. Dove? Là, stanno picchiando un compagno, cazzo. Cosa dici? Cosa ne sai tu? Ma non li vedi? Lo stanno massacrando, sono fasci. Ma magari sono quattro amici, magari stanno litigando. Oppure... Oh. Senti, Monica, andiamo via, è pericoloso, dai. Insomma, vieni o no, cazzo? Monica, sono quattro, sono grossi, c'han dei bastoni, non li vedi? Mi arriva la spangata, ma che faccio? Tutta la vita caratterista, dai, sii buona. Che uomo di merda. Oh, oh! Cazzo! Vieni qua! Ma scusate, cosa devo fare? Io con questa faccia ci lavoro. Lo capite anche voi, no? Dopo quella sera, io e Monica ci siamo lasciati, non l'ho mai più rivista. Credo che sia finita in Nicaragua. Vabbè... Un'altra volta stavo con Anna, una che studiava sociologia a Trento. Anna, chi è? Ma che cazzo è quest'ora? Vado io. Eh? Vado io. Che palle. Ci sono i compagni, ma dove sono stanotte? Compagni? Ma chi sono? Cosa vogliono? Sono amici di Andrea. Chi è Andrea? Andrea, lo conosci anche tu, quello di Padova. Ma appena vado da Andrea a dormire, scusami, qui non c'è posto. Mandami via di prima, non ci sono stretti. Dai, dai, su. Non ti preoccupare, noi ci arrangiamo. Ma come vi arrangiate? C'è, scusate, c'è un alberghetto qua sotto, non costa niente. Perché non provate ad andare lì? Ich wusste, dass dieser Kontakt hier nichts taugt. Ich drehe jetzt nicht durch die Wege. Doch, ich will Charlie anrufen, verstehst du? Keine Lust, Spaghetti und Ordnung. Simonina, c'è un alberghetto qua sotto, non costa niente. Andate lì, andate. Ma la smetti di fare lo stronzo, adesso sono qui, stanno qui e basta. Datemi le vostre giacche. Non si fa così. Non si fa così. Porca giura. Si può stare tranquilli un attimo. Io sono sicuro che se rimaneva a Verona sarei diventato un drogato o un terrorista. Magari avrei rapito il generale Dozier. Ma così, per fare una parte, per stare in compagnia. Mica perché ci credevo davvero.
liberato a Padova da forze della polizia il generale americano James Lee Dodger, generale della NATO, che era stato sequestrato dalle Brigate Rosse il 17 dicembre dello scorso anno. Il generale Dodger era in un appartamento del centro di Padova, guardato a vista da 5 terroristi. La polizia ha fatto irruzione nel covo o nella prigione delle Brigate Rosse, ha liberato il generale e ha arrestato i 5 terroristi. Le condizioni di salute del generale sono buone. Questa è una notizia importante. Allora ho detto basta. Parto, voglio fare l'attore. Vado a Roma. Raquel Welch, ultimo ritrovato del divismo cinematografico, passeggia per Piazza di Spagna in super minigonna. Raquel Welch, valchiria dai capelli fluenti e dalle lunghe gambe nervose, è indubbiamente qualcosa che vale la pena di essere vista. Tanto più che porta una gonna di 20 cm scarsi e lo fa con la disinvoltura e la spregiudicatezza necessarie. È venuta, o ce l'hanno mandata, soltanto a fare 4 passi in Piazza di Spagna. Che male c'è? Così del resto si creano i miti, così si tengono a battesimo le super dive. Raquel Welch, attrice di cui nessuno ha ancora visto un film, è già diventata una star. Finalmente ero a Roma. È fatta, li frego tutti. Era bellissimo. Stavamo lì, in Piazza Navona, io e altri giovani attori, tutti disoccupati. Era il nostro ufficio di collocamento. C'era Michele Placido, c'era Remo Girone, c'era Bucci, c'era Massimo D'Apporto. Massimo D'Apporto c'era, non mi ricordo. Io e Placido avevamo fatto il militare insieme, in Friuli, a Codroipo. Lui era un tipo un po' così, un po' chiuso. Le bistecche sono finite, ci stanno solo i formaggini. Vabbè, non fa niente. Lo stesso un corno. Dai che me la bistecca, hai capito? Dove vado a prendere la bistecca? Voglio la bistecca, porco giù da bene, o no? Ci siamo conosciuti durante la naia. Era uno scalmanato, un pazzo, litigava sempre con tutti, non gli andava mai bene niente, voleva sempre, ma diciamo in qualche modo anche primeggiare con questo suo atteggiamento. Io invece, io ero uno tranquillo, uno che se ne stava per i fatti suoi. Mi ricordo l'episodio della bistecca, per una bistecca fece scoppiare... Basta, mi sono rotto le palle! Lui era uno che ci credeva, ci faceva cantare anche l'inno del reggimento. L'hanno fatto subito caporal maggiore. Caporal maggio, dammi una sega! Caporal maggio, facci una sega! Ma prima la impariamo, prima si va via. Ma no, mi hanno costretto perché ero il più anziano, perché a me del servizio militare non me ne fregava assolutamente niente, sapevo benissimo che era un anno buttato via. Poi c'erano i nonni che facevano scherzi pesanti. Anche gavettoni di merda, ma oh, merda vera, insomma, non si potrebbe promettere cosa. Non mi fai paura! Ho sopportato finora le vostre stronzate, rospa, zanzare, tutte cazzate! Adesso basta! Per la carità non conta un cazzo! Il dovere è uguale per tutti, adesso bisogna cantare e si canta! Niente, poi l'ho rivisto a Roma dopo qualche anno e a Piazza Navona. Voleva fare l'attore. Fermava tutti, telefonava a tutti. Mi davo da fare. E poi avevo una tu. Quale tu? Questo nome strano, mi prendevano per straniero e io ne approfittavo. Telefonava implacabilmente a tappeto tutti i giorni a tutti i registi che lavoravano. E questo avevo capito perché quando facevamo le riunioni all'associazione ognuno di noi chiedeva agli altri: ma anche a te ti telefona questo Utter? Sì, mi ha chiamato Utter 3 volte, a te chi ti ha chiamato? Utter. E quindi Utter, tutti venivano telefonati, come si dice a Napoli, sempre da questo Utter. Pronto? Buongiorno, sono il signor Utter, vuole parlare con il dottor Fellini. Attenda Lina, attenda. Arriva Fellini, ma chi sarà questo Utter? Un produttore tedesco, un produttore svizzero? Quando non ti trovava a un bar, specialmente a Piazza Navona, allora telefonava a casa. C'è stato un momento e ho detto: guarda, non ci sono. Hai capito? No, non ci sono. Se tu credi che sia io, invece non ci sono. Pronto? Sono Fellini. Chi parla? Sono Utter. Utter chi? Sono Antonio Utter, un giovane attore. Vorrei dirle che vorrei dire... Clic. Mi hai attaccato. Comunque con Fellini ci ho parlato. E poi c'era il problema del Bar Navona. A Roma c'erano dei luoghi tipici di incontro di cinema. Questo era il Bar Navona, anche perché è un posto bellissimo. Passavano tutti lì, Antonioni, Scola, Vati, Gasman, Bertolucci. Io li bloccavo tutti. Appena uno si sedeva al tavolino del Bar Navona per rilassarsi, per leggere i giornali, piombava Utter come un falco per chiedere lavoro. Ma non mi sembrava che avesse molto
molte qualità e molto talento, però siccome era talmente insistente che credo che sia riuscito a fare anche qualche cosa. Eccolo che arrivava. Dottore, buongiorno, non ci sarebbe una particina per me? Io vorrei fare l'attore. Ma tesoro mio, vuoi un gelato, vuoi il coso, come si chiama, il tartufo? Ma come ti faccio fare? Ma guardi che io so far questo, so far quest'altro. Un'ossessione. Quindi piano piano abbiamo smesso di andare tutti al bar e siamo rimasti senza bar e senza telefono anche. Un giorno Placido mi fa: oh, c'è Godard. Io, chi è Godard? Ma come, chi è Godard? Abbi pazienza. Godard, Jean-Luc Godard, il padre della Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague, che cos'è la Nouvelle Vague, mi chiede Antonio. Senti, lascia perdere, è un famoso regista francese. È fatta, è fatta. Monsieur Godard, scusa ma, lui si ferma, si gira, un po' seccato mi fa: qu'est-ce que tu veux? Monsieur Godard, je suis un jeune acteur italien, je veux entrer dans la Nouvelle Vague française avec toi. E lui: laisse-moi. Godard, regarmi. Un devastatore, uno che non ti lascia in pace, la tua quiete è finita, incontrarlo è meglio scappare subito. Écoute, Godard, je suis un bon acteur, je parle très bien le français. Fammi lavorare, ti prego, fammi lavorare, écoute, fammi lavorare allora. E lui: laisse-moi, va-t'en, j'appelle la police, va-t'en. E lì mi sono incazzato. Va-t'en a me. Monsieur Godard, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas perdre. Infatti, non l'ha mai saputo. E lì, con Godard, ho chiuso. Arrivano due carabinieri, prendono Antonio e lo portano al più vicino posto di polizia. Ecco, così si svolsero i fatti, così fu il reale incontro fra Antonio Hutter e Jean-Luc Godard. L'unica cosa che ancora non ho capito è che cos'è la Nouvelle Vague francese. Il giorno prima avevo visto al cinema Rialto Quarto Potere di Orson Welles. Ad un tratto vedo una limousine che si ferma davanti all'edicola. Si apre la portiera e scende lui, Orson Welles. Un gigante col sigaro in bocca. Welles, I am young Italian actor. My name is Anthony Hutter. E lui, togliendosi il sigaro: yes, I see your film Four Potter in cinema Rialto. You know cinema Rialto? E lui: yes, yes, please, I will play with you, voglio lavorare con te. E lui: I don't. Io no. Ha preso i giornali, è salito in macchina e prima di andare via ha tirato giù il finestrino e mi ha regalato il suo sigaro. Poi mi ha sorriso e se n'è andato. Ce l'ho ancora. L'ho conservato. Mi permette, vorrei da lei una piccola intervista. Che cosa ne pensa della società italiana? Il popolo più analfabeta, la borghesia più ignorante d'Europa. Ah. E che ne pensa della morte? Come marxista è un fatto che non prende considerazione. Qual è la sua opinione sul nostro grande regista Federico Fellini? Egli danza. Egli danza. Siediti lì. Sì. Stavo disegnando la volpina. Ecco, dovrebbe avere un vestito verde a palle nere che la faccia sembrare un ramarro. E lei deve essere un gatto. Sai, un gatto? Proprio un gatto, con un socchè di selvatico, di forastico, di randagio. Un animaletto sempre in agguato e in fuga anche. L'ho fatto con Monicelli negli stabilimenti della Vides fuori Roma. Non è vero, io proprio con lui non ho fatto nessun provino, perché se no me lo ricorderei, lo escludo nella maniera più assoluta. So che lui fa dei tacchi magnifici. Provino Hutter prima. Ma dice delle bugie, questa è la verità. Scusi, Hutter con l'H davanti, grazie. Provino Hutter prima.
Poi io gli avrei detto, va bene, allora venga qui, prenda, lì c'è un telefono, prende il telefono e si inventi una telefonata. Non me l'avesse mai detto, sapete quando ha telefonato improvvisato io? Le facevo allegre, ciniche, tragiche, comiche, divertenti, patetiche, dure, fredde, ciniche, l'ho detto. Passavo dal tragico al comico con estrema facilità, poi passavo dal riso al pianto al riso, sono purpurì. Dico, mi dà questa possibilità? Gli faccio una telefonata, una bomba. Allora lui ha preso il telefono, ha alzato, ha formato un numero e poi... Ma lui questo lo racconta lui, io non me lo ricordo per niente. Ho avuto un'idea incredibile. Cazzo, che idea che ho avuto. Li frego tutti. Questa volta li frego, proprio tutti li frego. Monicelli. Ma scusi, gli avevo chiesto di fare una telefonata. Io ho chiamato, ho fatto vedere che ho chiamato il telefono, però è era occupato. È occupato. Monicelli mi fissa senza niente. La troupe annichilita. Allora mi sono detto, li ho fregati. Geniale. Ho fatto una cosa geniale. E così mi sono incamminato lentamente verso l'uscita. Con una contentezza. Occupato, grazie, è fatta, mi fermeranno, mi chiameranno, mi faranno dei complimenti e sono uscito. Secondo lui questa era una grande trovata, così spiritosa, così piena di immaginazione, che mi avrebbe travolto per fargli fare non so quale parte, non so quale cosa. Invece non è avvenuto nulla di tutto questo, prima cosa perché non è avvenuto questo, e poi se fosse avvenuto sarebbe stata una prova perché io non l'avrei chiamato, ecco. Non mi ha chiamato nessuno. Sono arrivato a Roma a piedi. Faceva provini su provini, ma non lo prendeva mai nessuno. Per forza, era cane. Ma sta zitto. Vuoi fare l'attore, lo dicevo io. Ma guarda lì come ti conci. Ma un attore deve avere un certo portamento. Invece sei lì che sembri un poveraccio, un buffone. Le calzoni sempre sgualcite, con la camicia tutta sbrindellata. E le giacche. Ma dove le trovi quelle giacche? Dove le trovo? Le compro. Mi piacciono le giacche usate. Quelle nuove mi danno un senso di rigidità. Quelle usate sono più vissute, perché hanno vissuto con altra gente. Mamma! A lei può piacere il maxi cappotto, quello che arriva fin giù ai piedi, no? Me l'ha voluto comprare per forza perché diceva il dottor Zivago. Il dottor Zivago. Mamma! Il dottor Zivago era Omar Sharif. Aveva un fisico incredibile. Io ho il fisico che ho. Il fisico è fatto tutto. Ma pure costretto a mettermi il foulard. Io col collo corto. Una sola volta l'ho messo. Mi vergognavo. Mi sentivo un signorino. Io non sono un signorino. Io ho la mia personalità. Buongiorno, dottore. Ma chi è? Io mi commuovo subito. Cosa? Mi commuovo subito, dottore. Ah, bravo, e com'è che hai sta facilità? Te sei sempre commosso subito. Subito. Una mia amica mi aveva fatto delle fotografie gratis perché io non avevo una lira. Io ho cominciato a mandarle in giro alle varie produzioni. Oh, si fa così, non sai cosa faccia. Comincia a girare. Infatti un giorno mi chiamano. Sono Grazia Volpi. Gli italiani vorrebbero vederti. Italiani. Pazzesco, no? Però a noi erano arrivate all'orecchio certe voci. Insomma, questo Utter aveva la fama di essere un tipo un po' troppo esuberante, insomma, come dire, un gran rompicoglione, uno che non stava mai fermo, sempre di qua, sempre di là, che faceva casino, la bocca sempre piena di parolacce, e che metteva anche zizzania. Creo zizzania io? Paolo Vittorio, vi prometto, mi comporto bene. Lo giuro su Dio. E ho giurato. Tra l'altro loro sono comunisti. Che gliene frega? No, te l'ho detto, sono sacco. Non te le vuoi mettere? Se vuoi mettere, mi rimetti.
dovevamo girare una sequenza semplicissima, addirittura un passaggio. I ragazzi, noi li chiamavamo allora gli scorpionidi, dovevano attraversare il campo in fila indiana. Noi chiamammo i ragazzi, gli spiegammo la scena, gli spiegammo l'inquadratura. La macchina era fissa, provocatoriamente fissa, come in tutto il film. Quelli erano tempi di scelte radicali. Bene, mettemmo un sasso in terra, prendemmo il fuoco e chiedemmo ai ragazzi se volevano fare qualcosa. Chi alzò subito una mano? Chi fu? Utter. Utter alzò la mano e ci chiese, con una umiltà che avrebbe dovuto insospettirci: potrei essere io l'ultimo della fila? Ma certo, Utter, mettiti dove ti pare e non ti preoccupare. È fatta, è fatta! Li frego tutti! Li frego tutti! Mi metto per ultimo. Azione! Passa uno, passa un altro, passa un altro, tocca a me! Arrivo al sasso, al punto focale, mi fermo, mi abbasso, faccio una scarpa di qua con la battuta che non c'era nel copione. Ragazzi, aspettatemi, col fiatone, sto arrivando! Poi mi alzo e corro fuori campo. Sono così in pressione. Passa il primo, passa il secondo, passa il terzo, praticamente passano tutti. Mancavo solo io. L'inquadratura era tagliata così. Io mi ero abbassato, quindi non fui inquadrato. Non c'ero più. Fatto l'Eneide, lui era Enea, io Miseno, da cui il famoso capo Miseno. Brogi era bello, intelligente, mi affascinava molto. Io ero sempre accanto a lui, fedele amico, scudiero. Si girava in Jugoslavia, luglio, agosto, caldo caldo. Quel giorno eravamo in albergo, in camera sua, a petto nudo. Lui, Enea, bello, capelli lunghi lisci castano chiaro, questi occhi grigio-verdi, cinico, ironico. Si beveva della Pelinkovac, della Svizzera, insomma, delle grappe slave. Lo caldo, un po' brilli. Lui parlava, parlava. Io l'ascoltavo, l'ascoltavo. Insomma, lo ammiravo, lo amavo. Dov'è? Nel senso artistico, esistenziale, no? Insomma, a un certo momento lui si alza e va in bagno. E io dietro. Non lo mollavo un attimo, neanche al cesso. Lui è lì da un vecchio, si bagna i capelli, la faccia. Io sono dietro di lui. A un certo momento i nostri sguardi si incrociano. C'è un attimo che... Poi lui mi sorride. Dopo un po' lo raggiungo. E gli dico, senti Giulio, vorrei dire una cosa un po' delicata, importante per me, insomma, o mi prometti che non dici a nessuno? E lui, dime. Niente, volevo dirti che prima, di là, in bagno, quando ci siamo guardati, ecco, io, se tu mi avessi baciato, io ti avrei baciato. Non mi fa un'espressione un po' così? Ma vai, Mona. Da quante ore non lo vedete? La sera a cena c'era tutta la troupe. Il regista, gli attori, i tecnici. Io ero sempre seduto vicino a lui, a Enea. A un certo momento Giulio prende la forchetta e comincia a battere sul bicchiere. Ragazzi, volevo dirvi una cosa molto importante. Lo sapete che in mezzo a noi c'è un culattone insospettato? Sapete chi è? A quel punto io mi sono alzato e ho detto, sono io, e a lui stronzo, hai perso l'amico. Enea! Enea! D'altra parte l'avevo avvisato, sta attento, è un ente ambiguo. No, per favore, pensare che il mio potesse diventare
di quelli lì. No, ti prego. Però questo non dico. Musica. Nei titoli di testa, ma non mi ha visto nessuno. Facevo il cieco con Trintignano, una scena bellissima. C'era una specie di valzerotto, e la macchina panoramicava e si vedeva questo gruppo di ciechi che avevano invitato i conformisti. Tra di loro c'era anche Utter. Musica, dai, su, dai, suoniamo musica! Sembrava quasi un pochino sordo. La sua recitazione aveva creato il personaggio di qualcuno condannato eternamente a fare un gesto trasgressivo ma venire subito punito. La faccio da Dio, perfetta nei tempi, nelle pause, nei movimenti, al filo, non sto, applausi, sente, Bertone ci abbraccia, sta roba abbraccia, insomma mi abbracciano tutti, tutti mi abbracciano. Io, incredulo, ma felice, mi sento battere sulla spalla, mi giro, era Jean-Louis. Jean-Louis Trintignant, e mi fa, tu sei un grande attore, e io ho detto, merci, merci beaucoup, mi sono commosso, è stato il momento più bello della mia vita. Finalmente, niente, esce il film, alla prima c'erano tutti, c'erano padre, i miei genitori, c'erano praticamente tutti, la sala era piena. Parte della proiezione, arriviamo al momento della mia scena, e la scena non c'è più. Bertolucci me l'aveva tagliata, me l'aveva. Adesso, dopo più di 20 anni, hanno restaurato il film, con la mia scena dentro. Ma ormai, chi se ne frega? Quello che è avvenuto, un po' quello che è avvenuto l'americano, come si chiama? Bobbitt. E anche Utter venne castrato di questa sequenza. È stato come per lui avere perso un pochino, forse, un organo, perché lui la considerava così importante. E poi dopo, invece, miracolosamente, il chirurgo del tempo gli ha riappiccicato questa sequenza e quindi questa protesi, questa appena immaginario. Chissà se Utter lo vive anche lui in questo modo. Io a questo punto sarei Lorena che ha evirato Utter. No, 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 no. Provalo bravo. Però mi dispiace, non c'è niente nel film per te. Sarà per un'altra volta, ciao. Il telefono è il nostro lavoro. È il fluido, è il tramite che c'è tra noi e il mondo. Se il telefono sta in silenzio, non accade niente. Possiamo stare dei mesi, degli anni senza lavorare. Invece il telefono rappresenta una speranza. Dream, uno squillo. Chi sarà? Un regista, un produttore. Dream, una proposta di lavoro. Ecco, c'è questo rapporto tragico e spasmodico, di grande amore. È l'elemento che ci dà l'equilibrio, che ci dà una speranza. In certi momenti una telefonata può salvarti la vita. Finalmente un giorno, dream, chi è? No, Nanni Moretti. Cazzo, è fatta, è fatta. Forse vuole offrirmi una parte nel suo nuovo film. E invece mi fa, senti Utter, mi hanno detto che sai giocare a tennis. E io, beh sì, me la cavo. E lui, Utter, ti sfido, guarda che non farai neanche un game contro di me. Ma strano questo Moretti. Oh! Che punto!
primo game lo vince lui. Oh, il secondo l'ho vinto io. E qui Moretti comincia a incazzarsi. La partita diventa subito cattiva, all'ultimo sangue. Buona riga! Buono insulti, parolacce, racchettate. Cazzo, è buona, ti giuro che è buona, dai! Piantala su! La palla è buona, dai! Presa! No, no, era punto quello! Basta! Dai, tocchiamo, ci tocchiamo! Fanculo, da fanculo! A un certo momento Moretti mi fa: Hunter! Se fai un altro game ti faccio fare tre pose nel mio film! Ace! Wow! Buona, vai! E lui? Hunter! Se ne fai un altro di game te ne faccio fare sette di pose! Punto! Punto, carino! Una cosa allucinante! Punto, eh? Ho perfino vinto un set. Uno pari. Bisognava fare la bella. A questo punto Moretti mi fa: Hunter! Se vinci la partita, ti faccio fare il protagonista con me nel prossimo film! Ho perso. Io non sono un tennista. Io sono un attore. Sono un attore! La prima volta che ho visto una donna nuda, completamente nuda, è stato quando ho visto Helga, il miracolo della vita. Questo Helga era un documentario tedesco su come si fanno i bambini, ma praticamente era un film porno. Si vedeva tutto, ma proprio tutto. Donne nude in posizione ginecologica. Io ero agitatissimo. Poi a un certo momento fecero vedere un parto. Le mani del medico inguantate che entrano... E frugono, insomma, il liquido che esce, la testa del bambino insanguinata, insomma, che spunta fuori, insomma, uno schifo bestiale. Sono svenuto. Da allora ho avuto una specie di imprinting, come le oche di Conrad Lorenz. Ho sempre associato il cinema al sesso. Al 21° chilometro della via Cristoforo Colombo sta sorgendo a Roma il primo drive-in italiano. Un cinema all'aperto per automobilisti, una specie di cineparcheggio per 700 vetture. Nella platea profonda 200 metri le macchine trovano posto in modo da consentire ai passeggeri di tutte, da qualsiasi punto, una nitida visione dello schermo. Le macchine prendono posto a fianco di una piccola colonnina. Da essa prelevano l'altoparlante. A scelta, premendo appositi interruttori, si può ascoltare la colonna sonora nella lingua originale o in italiano. Così. Bravo, non piace. Così. Sembrava uno normale, era anche simpatico. E poi mi ha detto se voleva andare al cinema con lui. E io ho detto perché no, insomma. E, però non mi aspettavo che mi avrebbe portato lì. Io magari gli dicevo andiamo a casa mia, e ho la casa libera. E lui dice no, andiamo lì. E, ma per, è più comodo a casa mia. No, dai, andiamo lì. Oh, e io non lo so, era fissato con quel posto. Oh, è bello.
È bello, sì. Ti piace, vero? Sì, mi piace. Che cos'è? Dici. Un giallo. Un giallo? Ma che fai? Guardi il film. Insomma, non si fa così. Io mi sono anche offesa. Ma sì, no, insomma, non si può portare una ragazza al drive-in e poi non fare niente. Che scemo! Ma vaffanculo! Monica! Ti perdi il finale! La cosa bellissima è che in quel periodo ho visto tantissimi film. No, ma veramente è l'anno in cui ho visto più film. Ma ne avrò visti 50. 100. Sì, lui è anche una persona molto simpatica, carina. Però gli ho detto, caro Utter, io con te al drive-in non ci vengo più. Hanno chiuso nell'86. Durante una proiezione si è rotta una macchina. L'avevano costruita apposta. Erano macchine speciali, con delle lampade molto potenti per illuminare fin laggiù. Quando si sono rotte, nessuno è stato in grado di riaggiustarle. Così l'hanno chiuso. Mi è dispiaciuto molto. Il grande amore della mia vita è stata la De Sio, Giuliana. Appena l'ho vista, ho perso la testa. All'inizio non voleva saperne di me, diceva che ero troppo diverso, che ero troppo, insomma, che ero troppo. Poi però ce l'ho fatta. Ci siamo fidanzati. Abbiamo vissuto insieme per 4 anni. Per 2 attori la convivenza è un inferno. Io francamente non lo so come è successo. Perché ci siamo messi insieme? Per me resta ancora un mistero. La cosa più dura è che io non lavoravo. Lei riceveva proposte in continuazione. 2, 3 copioni al giorno. E le rifiutava. Ma cosa rifiuti? Cosa rifiuti? Aspetta. Guarda con compazienza, valuta. Magari c'è una particina anche per me. Insomma, lui era uno che non era mai sfiorato dal dubbio. Ma mai proprio. Lui gli bastava lavorare. Anche una particina, proprio in un film di serie Z, lui era contento. Tra l'altro poi riceveva anche 20 telefonate di lavoro al giorno, registi, produttori, giornalisti. Io una sola, mia mamma. No, quella non mi è mai piaciuta, proprio no, eh. Agitata, nervosa, poi del sud. Non sapeva neanche cucinare. Mio Antonio era diventato d'un pallido, magro. Se non cucinavo io qualcosa, morivano di fame tutte e due. Ma no. No, era una brava ragazza, carina, intelligente, molto più intelligente di tuo figlio. Oh, ero anche cambiato per lei. Tutti gli amici mi dicevano, non sei più tu, non sei più tu, lasciala perdere, quella ti rovina. Ma io ero innamorato, avrei dato la vita per lei. Avevo rinunciato a tutto. Non bevevo più, non fumavo più. Avevo rinunciato anche alle Olimpiadi. È partita in questo momento la gara degli 800 metri con Kirov, Opet, Guimaraes, Bagenet, Barrel, Marajo, Bus e Co. La sfida tra Co e Opet. Vediamo il brasiliano. Guimaraes si porta al comando, prende leggermente Antonio, la testa. Antonio, puoi abbassare un attimo? Sto cercando di leggere un copione, grazie. Sebastian Co all'esterno, il lungo Bagenet. C'è da vedere anche com'è, bello? Nel tratto finale. Io davvero mi domando, ma chi scrive questi film? Che razza di cose si fanno in questo paese? Non lo so io, chi li produce? No, senti questa trama, per favore. Allora, giovane donna, io, rimane vedova la prima notte di nozze perché il marito ha avuto un infarto mentre stavano scopando. E già questo.
Ha una crisi mistica e va a fare la missionaria in Amazzonia. Nella giungla incontra due frati missionari. Chi sono? Uspes e Teresil. Jerry Calà e Adriano Celentano. E coglioni. No, adesso io mi chiedo, perché? Perché? Sai quanto costa questo film? 7 miliardi costa. Però, scusa, non è mica male. Eh no, è curioso, interessante l'operazione. Senti, io potrei fare un indios. Che ne dici? Si lavora insieme. Antonio, per favore. Lo dicevo così per dire, scusa. E ormai battuto Coe, non ce la fa a raggiungere il connazionale, vince Ovest davanti a Coe, terzo a Chirov. Faceva fin di successo ma era soddisfatta, non le piaceva niente. Era ansiosa, depressa, malinconica. Da un momento all'altro minacciava di buttarsi giù dalla finestra. Ma mica per scherzo. Vediamo Sara Simeoni, che ha raggiunto il centro della pista, da dove spicca la sua rincorsa, una rincorsa lunga. Si può spegnere questo televisore, sì o no? No, Simeoni, ci sono Olimpiadi, ci sono. No, ti sei visto? Dico, sono sei ore che sei incollato qui davanti. Ma io non lo so, sono solo i cretini, sottosviluppati mentali, guardano le Olimpiadi. Scusa, ma perché dici così? Guarda che tutti vedono le Olimpiadi. Uomini di cultura, artisti, attori, intellettuali, ogni 4 anni. È una cosa bella, è una cosa da vedere. In tutto il mondo ci sono milioni, centinaia di milioni di persone che vedono le Olimpiadi. Sono tutti quanti dei cretini, tutti dei sottosviluppati. Ti prego, fammele vedere, ti prego. Fammele vedere! No, non ti mettere a piangere, Tony. Guardati le Olimpiadi, sì. Grazie. Allora, ecco inquadrato Silvio Leonard, secondo sui 100 metri. Ecco Voronin. Ecco Hoff, ecco Quarry. Ecco Tunecchi. Su. Lara Altrocutano e Pietro Mennea. Dai, la sembra più consapevole grande, distruggili questa prova. Respira, dai, su, sì, concentrati. Secondi era chiusa appunto la risposta a speranza e timore coltivato. Dammi quest'oro, stavolta voglio l'oro, Petruzzo, su. C'è Mennea, Giuliana. I concorrenti li vediamo sulla porta di maratona della curva Tuzza, ancora inquadrati dai giudici. Concentrati. È un discorso che vale per Mennea, ma che probabilmente vale per tutti gli altri concorrenti. Su, dai. Ed eccoci alla prova più attesa di questa giornata, perlomeno per quanto ci riguarda. Vedete, Welsh è tornata alla vittoria, ha portato nuovamente alla vittoria in Inghilterra. Ecco, Mennea in ottava. Giuliana, stanno partendo. Giuliana! Ecco, buono l'avvio, parte più svelto Wells nei confronti di Mennea, che lo supera subito. Ecco, vediamo lotta, palla a palla tra Wells e Mennea, è al comando attualmente l'inglese, poi si distendente Quarry. Mennea cerca di recuperare, recupera, ha vinto! Straordinaria impresa di Mennea, che sembrava battuta sui 100 metri, ha recuperato prodigiosamente in una... Per cui mi sono perso, Mennea, i 400 metri, il salto lungo, salto in alto, il giavellotto, che mi piaceva tanto. Tutto mi sono perso per stare appresso a lei. Diceva che voleva ammazzarsi. Io dovevo ammazzarmi, non lei. Ma sì, è vero, io... Sì, io non ero mai soddisfatta. Però forse sono anche gli altri che si accontentano troppo facilmente di quello che capita, non lo so. Io non l'avevo mai tradita, neanche un'avventuretta, niente. Poi un giorno io stavo a casa, lei stava girando un film fuori Roma, mi telefona piangendo e mi dice: ti devo dire una cosa brutta. Ma dimmi, cos'è successo? Ti ho tradito, mi dispiace. Come mai tradito, mi dispiace? Beh, ci voleva una santa. Le sante con un tipo come lui, sai. Ti ha dato una fitta, un colpo al cuore, insomma dappertutto, non ricordo. Non potevo pensare che lei avesse toccato, baciato un altro uomo. Da quel momento ho cominciato a tradirla con tutte, senza mai dirglielo però. Tony! Ehi! Tonio! Sono qui! Non sai che mi è successo? No, una cosa pazzesca, tremenda! Aspetta un attimo che c'è ancora il fiatone. Che è successo? E io non lo so, sarà stata un'allucinazione. Beh, poco fa di sotto.
E non t'ho visto dall'altra parte della strada. Niente, eri tu che stavi con una. Ma? E niente, vi baciavate, vi abbracciavate. No, guarda, ti giuro, era proprio uno identico a te, ma identico. Ma no. Tony, io ti devo dire la verità. A me mi ha preso un colpo. Beh, certo. Ma non lo so, mi sono sentita proprio... Ma proprio male, mi sentivo le gambe che mi tremavano, le mani che mi sudavano. No, ti prego, guarda, senti, sono ancora tutta gelata. Oh, freddine. Ma poi quando mi sono accorta che non eri tu mi sono sentita talmente scema. Senti, Tony, ti posso chiedere una cosa? Certo. Tu mi hai mai tradito? Sì o no? Non me l'avesse mai detto, non aspettavo altro. Io come un bambino cattivo, capriccioso, vendicativo, gli ho detto di sì, non solo di sì, ma con questa, con quest'altra, nomi, cognomi, come, quando, dove e perché. Alcune erano anche sue amiche. Vogliamo ragionare un attimo, calma. Dai, stai fermina. Giuliana, dove vai? Dove vai? Giuliana, stai. L'ho presa al volo. Giuliana, vola. E lì è finita. Chiuso per sempre. Certo che quando è finita ho sofferto come un cane. Ho ripreso anche a fumare. Ma il nostro è stato l'incontro di due anime un po' perse in qualche modo. Era un rapporto sbagliato fondamentalmente. Era il rapporto di due persone che non erano mature e che non lo sarebbero state mai, purtroppo, nemmeno da adulte. Sapete cos'è questo? Questo non è un normale biglietto d'aereo. Questa è la più grande occasione della mia vita. TVA, Roma, New York, business class prepagato. Tre di notte, squilla il telefono, hai viaggiato il mio agente. Che mi fa? Sai chi ha appena chiamato? E io, chi? Marti Scorsese. Isabella Rossellini ha parlato bene di te, vuole vederti. Vuole che tu faccia il fratello di Danilo in toro scatenato. Devi andare subito a New York. Dico, ma vi rendete conto? New York, Scorsese, De Niro, è fatta, li frego tutti. Ero fuori di me della felicità. Tutta la notte non ho dormito, ho fatto la valigia. Anni e anni di sofferenze, di particine, di umiliazioni. Finalmente mi danno questa possibilità. Esiste un Dio, cazzo! De Niro sarà sicuramente amico di Hoffman. Già mi vedevo sulla limousine fra Bob e Dustin a Central Park. La mattina sono pronto, prontissimo. Biglietto, passaporto, valigia. Il taxi sta arrivando. E io scendo giù, in strada.
Ehi, Tony. Antonio. Antonio. Tony. Oh. Ehi. Madonna, sono io. Prima, Tony. La mamma. Antonio. Tony. Mi hanno preso. Eh? Mi hanno preso. Certo che ti hanno preso, scusa. Era un Kawasaki, andava a 160. Dove sono? A New York. No. No, sei al Santo Spirito, all'ospedale. Il film l'hanno rimandato. No, cominciano domani. Sei stato in coma 3 settimane. Antonio, quelli sono americani, lo sai. Fermatevi, sto bene, ce la posso fare. Fermatevi, fermatevi. E chi hanno preso? Joey Pesci. Chi è? Un italiano? No, Joey Pesci, un americano. Peccato. Io che potevo fare per lui? Che potevo fare? Ho cominciato a pregare. Tra l'altro sono molto cattolica, per cui ogni tanto, sì, ogni tanto vengo qui e mi metto così, mi raccolgo e dico qualche preghiera. In quel momento per lui ne ho dette tante. Devo dire che è una cosa che c'ha un po' colpito tutti quanti, tutti gli amici, che indubbiamente dopo l'incidente Antonio non è stato più lui, è molto cambiato. E prima era così un personaggio molto estroverso, pieno di carica vitale, anzi noi devo dire che dobbiamo molto a Antonio, perché Antonio per noi è stato un po' un esempio. Certo, noi facciamo un lavoro strano, come dice, up and down, più down che up in questo momento. E poi lui, di così, è l'occasione della sua vita, poteva cambiare la sua vita così, o così o così, è andata così, purtroppo. E quella è stata l'ultima volta che l'ho visto. Poi ho provato a chiamarlo ai numeri che avevo, ma non mi risponde mai nessuno. Ma sta ancora a Roma? Fa ancora l'attore? È sempre stato un tipo un po' particolare, anche visivamente, un tipo... Se avesse lavorato in America, per esempio, avrebbe... Ho dovuto fare parti un po' da caratteristiche, un po' alla Bob Hoskins, per capirci. Poi agli americani questi tipi un po' piacciono. È andata così. C'è stato un momento anche che si parlava di lui, per esempio in Mediterraneo, il ruolo che poi ha fatto a Batantuono, mi sono trovato naturalmente benissimo con Diego. In un primo momento avevo pensato a Utter, no? Per questa sua fisicità, l'avrebbe fatto bene secondo me, ma naturalmente dopo l'incidente. Ma devo dire che dopo l'incidente c'è stato qualche barlume di intelligenza, è apparso nei suoi occhi, perché prima secondo me non c'era. Anzi, devo dire che forse secondo me la botta secca che ha preso gli ha risvegliato dentro un istinto istrionico, come scoppi di adrenalina. Lui l'ha presa tutta insieme e secondo me ha cominciato a recitare veramente bene solo dopo che ha preso questa botta in testa. Io poi sono stata in America, è incredibile, ma vero, ho conosciuto proprio Joe Pesci. E devo dire, una persona deliziosa, molto simpatico, disponibile, allegro. Gli ho raccontato questo fatto di Utter e ci siamo fatti proprio delle matte risate, abbiamo riso moltissimo. È così. Mi dispiace per Utter, però. A proposito, come sta? No, cioè io è tanto tempo che non lo sento. Voi l'avete visto? Come sta? Onestamente, sapere dov'è non lo sappiamo. E in più questo ci crea un minimo d'apprensione, perché sapendo anche com'è lui di carattere, insomma, vorremmo che uscisse fuori da questa fase. Però per adesso non si hanno più notizie. Ma volete muoverla giù? Aspettatemi! Ho riscaricato una terza
ore, due parole per la RAI. E qual è il suo pensiero sulla crisi del cinema? Crisi del cinema è crisi di idee. Non ci sono più idee, non ci sono più scrittori. No, per me non esiste una crisi del cinema. Esistono dei periodi infelici. Ossia, ci sono dei periodi in cui certi film vanno bene e certi film vanno male. Ma credo che il cinema si trovi nella condizione di tutte le industrie del paese in questo momento. Cioè, se il nostro paese riuscirà, come io penso e come mi auguro, a superare questo difficile momento finanziario, questo difficile momento congiunturale, penso che anche il cinema uscirà da questa crisi. La crisi? Mi auguro che passi presto. Comunque io sono già al lavoro, credo che l'augurio che posso fare più sincero è che anche tutti gli altri miei colleghi si possono mettere presto al lavoro anche loro. Forse la colpa è un po' di tutti quanti, sono stati fatti un pochino troppi film, ne faremo un po' meno, più buoni. Viziano, lei che cosa ne pensa di questa crisi? Senta, non ne posso più, di questa crisi non posso sentirne più parlare. La crisi c'è stata, c'è ancora, in un certo qual modo, ma credo che fra un mese o due non se ne parlerà più di questa crisi. Nel suo programma di lavoro è in vista anche qualcosa di diverso oppure continuerà la sua solita strada? Ma caro signore, io farò sempre la mia strada. Non so se intendete voi per film d'arte, ma l'arte cos'è quest'arte? Fa vedere la gente che muore di fame, la gente che soffre? Questa è arte. E io non lo so cos'è arte. Se arte è quella di far vedere i personaggi che muoiono di fame, le famiglie che... io arte non ne farò mai. Niente, è tutto finito. C'è la crisi, non si lavora, non si fanno più film. E allora che devo fare? Devo cambiare mestiere? Ma io non so fare nient'altro. Non so fare. Non so niente. Non mi sono arricchito, non ho messo soldi da parte, non ho una villa a Circeo, non ho una discoteca a Rimini, non c'ho niente. Niente, sono confuso. E ho ripreso a... Ho ripreso a scrivere poesie, mi sono iscritto anche a una scuola di ballo, sì, di tip e tap.
Pronto? Chi è? Chi? Piacetti? No, niente, no, no, non sto facendo niente. No, sì, non sto scherzando. Dai, cosa vuoi? Chi? Lui? A Cinecittà? Il padrino 4. Coppola fa il padrino 4. Al Pacino, sì, costa troppo, certo. Come, cioè, sono libero, certo che sono libero. Ecco, se non lo sei tu, scusa. Un provino di Cinecittà, certo. Come no, ci metto niente. Stai tranquillo, no, no, sono un prenotto, sì. No, vado in metro, stai tranquillo. Dica, ok, ma aspetti, mi raccomando, sto arrivando. Ciao, grazie, 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 grazie tante, ciao, ciao.